Si è svolto ieri sera a Tenno l'incontro pubblico quale prima tappa del percorso informativo e di confronto su quanto è stato fin qui fatto da parte del Comitato Salviamo il punto nascite di Arco e le guardie mediche, salviamo il diritto alla salute. La novità di rilievo è che il sindaco di Ledro, Renato Girardi, si è unito alla battaglia del Comitato. Dopo il mea culpa alla platea del pubblico presente, sganciandosi dall'approvazione data assieme agli altri sindaci dell'Alto Garda alle decisioni della provincia sulla chiusura del punto nascite e delle guardie mediche. «Mi sono fidato di Zeni», ha detto il sindaco di Ledro, «ma ora ho capito che non ha mantenuto quello che ha fatto credere». Quindi ora sono due i sindaci della Valle, Frizzi per Tenno e Girardi per Ledro, che si dicono contrari alle decisioni della provincia. In sala erano presenti anche il sindaco di Arco Betta e quello di Drena, Tarcisio Michelotti. È stato anche letto un comunicato inviato dal parroco di Arco, Don Walter Sommavilla, che ha ribadito di essere vicino al comitato e alle sue scelte. All'appuntamento di Tenno ne seguiranno altri in ogni comune dell'Alto Garda, il prossimo a fine mese a Ledro e i primi di maggio ad Arco. È di pochi giorni fa l'incontro con la quarta commissione a Trento per parlare del punto nascite di Arco. Come è andato l'incontro? Sì, salve, beh, niente, siamo trovati con la quarta commissione a Trento, hanno voluto ascoltarci perché io mi ero fatto portavoce del comitato punto nascite, che avevamo portato le 12 firme, 12.000 firme a Roma, e ci avevano chiesto insomma alcuni lumi sulla nostra posizione in merito al taglio del punto nascite di Arco. Io per una piccola memoria storica volevo solo dire che mi occupo della parte politica e dunque non sono un tecnico e pertanto io non posso pensare che il punto nascite di Arco e di Tione sia stato chiuso per la sicurezza. Ci si vuole nascondere dietro la parola sicurezza, ma il dato reale di fatto è perché non si vuole garantire la sicurezza, che è una cosa ben diversa. Okay? E vi spiego anche il perché. Nel 2001, quando all'epoca ero vice sindaco e l'allora assessore dell'epoca con i propri dirigenti erano scesi in quel di Arco, e anche perché, tra parentesi, parliamo che l'Alto Garda in materia sanitaria degli ospedali, permetteteci, avevamo due civili, tre privati e 12 sanatori. Dunque, parlare di sanità nell'Alto Garda bisogna usare un po' le pinze, visto che abbiamo una tradizione centenaria. Dopodiché l'ospedale di Arco, ex novo, ce lo dovevano consegnare nel 2004, peraltro di parola, ma con gli strumenti. Gli strumenti erano la camera iperbarica, la rianimazione, due o tre posti, non di più, la risonanza magnetica e la TAC. Oggi come siamo messi? Una struttura nuova, perché l'ospedale di Arco potrebbe essere un motel 5 stelle, permettetemi, ma non è questo, è una battuta, e ci ritroviamo con una sola TAC che per scelta lavora 16 ore, un anestesista che alle ore 18 molto probabilmente conclude. Allora capite che se io sono il miglior, per fare un esempio concreto, io sono dei migliori primari al mondo che opera cose importanti come può essere intestino eccetera eccetera, arrivo ad Arco, ho un piano per i miei tipi di interventi delicati e chiedo, voglio una risonanza, non c'è. Voglio camera di rianimazione perché gli interventi importanti, la camera di rianimazione è fondamentale e non c'è. Tac, abbiamo visto, rianimazione dopo le 18, permettetemi signori, l'ospedale di Arco era logico che togliendo gli strumenti, il dato oggettivo è che l'ospedale, oggi ci ritroviamo in questo modo, depotenziati, la parola corretta è il depotenziamento. Comunque il punto nascita è destinato a rimanere chiuso? Ma io penso che il punto nascita d'Arco sia una cosa difficile e senza gli strumenti lontana, ma questo sta già nella scelta. Allora la donna che è la paura nella donna non è come nell'uomo, che l'uomo è il pericolo, la donna è il rischio, dunque un po' prima. Le donne, i dati, questo sì, Zeni non dice una verità, avevano già scelto gli ospedali di Trento e di Rovereto, perché ad Arco, per chi non se la sentiva oppure con l'eccesso di sicurezza, mancando la camera di rianimazione neonatologica, ma soprattutto la pediatria e l'H24, capite che una donna aveva già scelto dove andare. Ma se io ad Arco ho gli strumenti preposti,
non dico la camera di rianimazione come a Trento, ma semplicemente come Rovereto, H24, pediatria, H24, le donne si fermavano a Arco e anche quelli di Tione di fatto venivano ad Arco. Ma da questo, dal punto di vista del dato oggettivo, perché allora Zeni può avere la sua ragione, ma io non vedo Zeni, Zeni è arrivato adesso, il problema parte da Rossi e forse parte da qualche altro primario prima, il problema delle, dei, dei punti nascite. Il dato oggettivo è che in, oggi ufficialmente con la chiusura di Arco e di Tione abbiamo tutto il Trentino occidentale scoperto. Presidente, quale futuro per il punto nascite di Arco e per le guardie mediche? Allora, il futuro lo stiamo valutando anche grazie a queste serate che stiamo mettendo in piedi, perché vogliamo portare sul territorio tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, rendere conto a tutte le persone che hanno firmato, per vedere, per dare loro più riscontro del, della fatica e del lavoro che abbiamo fatto per portare avanti questo discorso della salvaguardia del punto nascita, ma non solo, salvaguardia del diritto alla salute di tutto l'Alto Gardaledro. Contenno è il primo giorno, la prima serata dedicata a questa serie di incontri che abbiamo pianificato sul territorio. Ne faremo uno circa ogni 15 giorni, la prossima data indicativamente è il 21 a Ledro, dopodiché seguiremo con un programma che comunicheremo altri incontri sul territorio. Questo perché ci interessa che la gente partecipi e dia anche delle idee, delle proposte, dica cosa è successo in tutto questo periodo di trambusto sanitario, chiamiamolo così, anche perché in realtà quello che si sta facendo qui nell'Alto Gardaledro è togliere la peculiarità sanitaria del territorio. Noi siamo sempre stati una punta di diamante già dall'impero austro-ungarico, proprio per il microclima, proprio per gli istituti specifici per la salute, e quello che stiamo vedendo è che qua stiamo vediamo esautorati di tutto, la situazione potremmo dirla modello Star Wars, una galassia lontana lontana rispetto a Trento, per cui quello che noi stiamo facendo è perché la gente del territorio ha bisogno di avere delle risposte concrete e reali su quello che fanno.